Biancavilla riparte dopo 2 anni di pandemia. È tutto pronto per le festività patronali di ottobre in onore ai Santi Placido, Zenone e alla Madonna dell'Elemosina. Questa mattina conferenza stampa in municipio. Sarà un cartellone pieno di eventi collaterali alle celebrazioni e alle manifestazioni religiose che riguarderanno principalmente la processione delle reliquie dei Santi Patroni giorno 1 ottobre, il 2 ottobre la processione del simulacro di San Zenone, il 4 la processione della Sacra Icona della Madonna dell'Elemosina e il 5 mattina e il 6 sera con le processioni del Fercolo con il simulacro e le reliquie di San Placido. Il via alle manifestazioni collaterali a quelle religiose sabato 17 settembre con l'animazione per bambini in Piazza Roma e termineranno il 9 ottobre con la presenza del grande maestro Mogol. L'invito è quello di partecipare perché abbiamo organizzato un bel calendario, devo dire, incentrato su tantissime attività che coinvolgono sia i bambini fino ad arrivare anche alle persone più grandi, più anziane. Il 17 settembre inizieremo con l'evento con i gonfiabili per i bambini e partiamo proprio dai bambini. Dopo 2 anni di chiusura è una gioia, sicuramente sarà una gioia sicuramente vederli gioire, ballare e sicuramente giocare all'interno dei gonfiabili con l'animazione. Animazione, sport, teatro, mostre, cabaret, degustazioni di prodotti tipici, sagre e spettacoli caratterizzeranno 23 giorni di eventi. Torna la Notte Bianca. Sabato 24 settembre Piazza Roma ospiterà fra gli altri Sasà Salvaggio e Tinturia Eroi Paci. Fra gli eventi di maggiore rilievo le avventure di Litterio giorno 1 ottobre. Con Salvo la Rosa, il ritorno della rievocazione storica Arbaresh nei giorni 1 e 2 ottobre, la parata dell'Associazione Bersaglieri di Trecastagni con l'omaggio a San Zenone giorno 2 ottobre, il talent show presentato da Salvo Galvagno che vedrà come special guest DJ Sunny J giorno 3 ottobre, il concerto dei The Colors giorno 5, lo spettacolo piromusicale a cura della ditta Baccalluzzo il 6 ottobre sera in Piazza Roma e lo spettacolo pirotecnico a mezzanotte in Piazza Sgriccio. In Piazza Sgriccio dobbiamo chiudere proprio la serata, secondo me spettacolare, ma in Piazza Roma deve essere uno spettacolo talmente tematico, emozionante, che la gente deve come dire, emozionarsi da rimanere un segno. Quasi un mese intensissimo, un abbraccio, come ho detto in conferenza stampa, per tutto e per tutti i gusti e per tutti, proprio perché l'amministrazione di Biancavilla ancora una volta ci dà dimostrazione di credibilità e di fattività, di voglia di fare le cose, e sono convinto che i nomi che verranno quest'anno a Biancavilla lasceranno tutti a bocca aperta, ma soprattutto lasceranno soddisfatti tutti, perché c'è davvero tutto, c'è la rievocazione storica, c'è la fede, c'è la tradizione, c'è la nostra cultura e c'è il grande spettacolo. E un paio di nomi su tutti: ovviamente il concerto dei Colors, la Notte Bianca con Lello Analfino, Roy Paci, Sasà Salvaggio, le risate con Enrico Guarneri e Salvo La Rosa e poi il grande evento con Mogol e Gianmarco Carroccio. Ecco, e credo che questi siano davvero i capisaldi degli spettacoli che ci saranno a Biancavilla, che però non ha dimenticato assolutamente nessuno e non ha dimenticato nulla. Ecco perché vi aspettiamo in questo quasi mese di festeggiamenti a Biancavilla, per restare tutti quanti uniti e tornare ad abbracciarci e a sorridere. Il 7 ottobre si terrà la seconda edizione del premio Skanderberg nei locali di Villa delle Favare, mentre domenica 9 un evento molto atteso, Emozioni con Mogol e Carroccia, un viaggio tra le canzoni di Lucio Battisti. Insomma, un cartellone di tutto rispetto, con l'obiettivo da parte dell'amministrazione comunale di far ripartire la città nella fase post-pandemica. Si riparte con un programma che coinvolge a 360 gradi tutti i talenti, tutti i settori della Biancavilla e non solo, della Biancavilla che ci piace, quindi ci saranno gli spettacoli per i più piccoli con i gonfiabili, ci saranno i grandi momenti dello sport, ritorna la marcia longa dopo un decennio, ci sarà il momento di grande cultura con degli spettacoli teatrali, con delle mostre, ci sarà il grande giorno in cui verrà il più grande autore italiano vivente, non solo, Mogol, che si presterà anche per tutti gli appassionati per un momento dedicato a loro prima del concerto in ricordo di Battisti. Ci saranno i The Colors, che hanno riempito le piazze di tutta Italia quest'anno. Non mancherà veramente nulla. Un cartellone assolutamente importante, un cartellone prestigioso, in un momento importante, un momento post-pandemico in cui Biancavilla riparte. E Biancavilla riparte anche dalle sue tradizioni, dalla sua
identità, dalla sua festività che è quella di San Blasio, di San Zenone, della Madonna dell'Elemosina, a cui ci apprestiamo in qualche modo a organizzare. Tra l'altro Mogol verrà a Biancavilla non solo per lo spettacolo, ma verrà anche per incontrare i talenti del nostro territorio, i nostri ragazzi, i nostri giovani, quindi tradizioni, identità, cultura, con le rievocazioni storiche alberesce che quest'anno hanno avuto un riconoscimento importante da parte del Ministero della Cultura con un finanziamento del Fondo Unico per lo Spettacolo e quindi una serie di eventi che sono stati organizzati principalmente con dei finanziamenti che questa amministrazione è riuscita ad ottenere, quasi 200.000 euro di finanziamenti, quindi importanti patrocini da parte della Regione Siciliana e quindi io mi sento di ringraziare l'assessore dello Sport, Turismo e Spettacolo Mario Messina, il deputato onorevole Gaetano Galvagno che hanno contribuito assolutamente affinché questi finanziamenti arrivassero a Biancavilla, ma anche diciamo finanziamenti che sono arrivati dall'assessorato all'agricoltura, che sono arrivati anche dal Ministero, come vi dicevo. E quindi vogliamo veramente regalare alla nostra comunità dei momenti di spensieratezza, dei momenti di festività e la natura e il prestigio di questi eventi certamente porranno Biancavilla nel periodo che va da settembre ad ottobre come una località che può essere oggetto anche di attrazione da parte di turisti che verranno a Biancavilla non solo per le festività patronali, non solo per i concerti, ma verranno anche per gustare le bellezze di questo territorio.